Raffaello aveva molti aiuti, ma anche collaboratori che soprattutto nel suo periodo tardo romano lo aiutavano in diverse imprese che da solo lui non poteva finire. Per esempio nelle logge vaticane aveva da dipingere più di 50 affreschi con storie bibliche, ma anche da eseguire stucchi e decorazioni di carattere decorativo che lui affidò ai suoi collaboratori. Ma tra questi collaboratori aveva anche due allievi più stretti, Giovanni Francesco Penni e Giulio Romano. Giovanni Francesco Penni era un po' meno dotato, un po' meno di un carattere individuale, che non ebbe neanche così tanta fortuna come Giulio Romano, che era il suo allievo più portato. E loro due, Giovanni Francesco Penni e Giulio Romano, finirono tante opere che dopo la sua morte non erano stati portati a termine, che non erano finiti, per esempio anche grandi imprese come la Sala di Costantino, che Giulio Penni con i disegni preparatori di Raffaello portarono alla fine. Giulio Romano poi andò a Mantova, alla corte dei Gonzaga, dove era quasi lo spiritus rector di tutte le imprese artistiche, che eseguiva tutte le opere artistiche, che ebbe grande successo, ebbe grande fortuna e diventò quasi un nuovo Raffaello dopo la morte del suo maestro. Giulio Romano è anche molto simile nello stile di Raffaello e tentò di essere molto vicino. Comunque il loro stile si differenzia anche tra di loro in modo molto netto. Giulio Romano era un carattere più irrequieto, una persona che fa vedere le passioni, le drammaticità delle persone con forti colori, con colori brillanti, ma lui non penetra proprio dentro alle figure che vengono quasi dominati da queste passioni scatenati. Invece Raffaello ha sempre anima le sue persone dall'interno, e lui dà proprio uno spirito, un'anima alle persone che penetrano anche al di fuori delle figure nello spazio circostante. E Raffaello che costruisce oppure mette le sue figure nello spazio, li fa interagire, li fa fare movimenti che si intrisicano. Invece Giulio Romano non ha questa capacità di mettere in relazione spaziale le figure tra di loro, ma invece di mettere piuttosto su un piano, sulla superficie del quadro, in un modo di rilievo, e li combina quasi in un modo di una catena, che con le sue forti colori, che piuttosto accennano tutti i valori tattici, tutte le cose esteriori delle figure, e con le loro passioni scatenate quasi formano un rilievo dove nello spirito Giulio sta molto vicino alla scultura dell'antichità. Quindi questa differenza tra una persona come Raffaello, che anima le figure dall'interno, e Giulio Romano, che guarda soprattutto agli effetti, alle passioni, ha un forte carattere di espressività, si differenzia molto bene l'uno dall'altro. Nella mostra delle Scuderie abbiamo una bellissima opera dove si può capire questa differenza tra il maestro e allievo, e si tratta del cartone della lapidazione di Santo Stefano, il cartone che servì a Giulio Romano per la pala d'altare a Santo Stefano, chiesa a Genova. E da vecchi documenti oppure da un disegno sappiamo, una copia, sappiamo che prima quella commissione è andata a Raffaello, e che lui ha cominciato anche di pensare a come
orchestrare questa scena, cioè la lapidazione di Santo Stefano, e abbiamo anche un disegno di figura proveniente da Windsor Castle per uno dei lapidatori che Raffaello ha disegnato per questa rappresentazione. E in questo disegno di Windsor Castle vediamo come Raffaello fa muovere la figura, fa muovere con tutta la sua forza e tutta la sua convenzione interna, e questo fa capire che Raffaello proprio anima le figure dall'interno. Invece poi Raffaello, dopo che è morto, la commissione è andata a suo allievo Giulio Romano, che ha continuato questa raffigurazione e l'ha anche cambiata. Quindi non ha seguito fedelmente il progetto di Raffaello, ma lo ha cambiato. E vediamo benissimo nei lapidatori, nella parte inferiore del cartone, come Giulio li fa respirare di questo carattere di passione, di questa forte drammaticità con i loro movimenti quasi crudeli, con le facce piene di espressioni, però li vede da fuori e non li anima dall'interno. E vediamo anche che le figure non sono messe in relazioni complessi dal punto di vista spaziale, ma si affilano, così formano un cerchio attorno al Santo Stefano, all'abitatore. Quindi vediamo come Giulio Romano, che anche ama di fa agire le sue figure non da persone singole, ma in gruppi, in masse, invece Raffaello, che ogni figura, ogni persona ha un valore autonomo. Se guardiamo invece in alto, vediamo tra gli angeli e la figura di Cristo, la figura di Dio Padre, che è disegnato in modo diverso, che è con un tratto di gessetto o carboncino più dolce, più sfumato. Vediamo come questo Dio Padre è molto più animato, molto più dolce nel viso, e anche un carattere di sfumato attorno al suo viso, che si differenzia fortemente dai lapidatori di sotto, che sono più marcati, più accentuati, più espressivi, ma anche più guardati da fuori. Invece quella figura di Dio Padre è veramente completamente diverso, e pensiamo che Raffaello ha cominciato questo cartone col Dio Padre e poi l'ha seguito e l'ha finito il suo allievo Giulio Romano.